Bentrovati in nuova edizione del TG di Cilento Channel. Oggi, martedì 14 luglio, apriamo con un reportage realizzato presso l'ospedale di Agropoli. Purtroppo, le sale operatorie sono ancora ferme, niente cardiologo e la radiologia è attiva solo dalle 8 alle 20. Sentiamo Raffaella Giaccio. Ancora polemiche sull'ospedale civile di Agropoli, timore e malcontenti per la funzionalità del presidio. È dello scorso 9 luglio la presentazione del nuovo piano organizzativo dell'ospedale civile di Agropoli, alla quale hanno presenziato, oltre alla politica locale, anche i vertici regionali dell'ente Campania e ASL, Vincenzo De Luca e Mario Iervolino. È da allora però che in città l'opinione pubblica va per la maggiore verso un malcontento, viste le mancate promesse riguardanti il rientro nella rete dell'emergenza, che non c'è stato, e i codici rossi che non possono essere accolti nella struttura. Attualmente nel presidio agropolese la situazione non è delle migliori, con vari disservizi e difficoltà nel far ripartire il nosocomio, che per forza maggiore è stato riattivato nonostante le mancanze. I primi problemi riguardano ancora il personale, la figura professionale del cardiologo non è presente nella struttura, mentre nella rianimazione sono presenti infermieri a contratto semestrale e rianimatori H24 presi da altri ospedali in Alpi. Un costo altissimo, valevole anche per la chirurgia, dove sono due i chirurghi in Alpi arrivati da Vallo della Lucania. La maggior parte dei servizi restano tuttora fermi o non del tutto operativi perché non arrivano ambulanze come la radiologia che prosegue con il turno 820, il reparto di rianimazione deserto, la Wex Surgery e la chirurgia totalmente ferme. L'unico reparto attivo H24 è il laboratorio analisi. Ora come ora l'ospedale civile di Agropoli è un presidio ospedaliero fermo che non rientra nella rete dell'emergenza, praticamente alienato e con il rischio che i grandissimi costi dell'Alpi portino ad un 2013 bis. Le promesse del governatore De Luca di una struttura rientrante nell'emergenza, moderna e operativa, promesse quasi di una rinascita per l'ospedale, non sono state portate a compimento. Non resta che attendere e sperare ad un miglioramento nel futuro, ad oggi non così luminoso, della struttura ospedaliera. E dall'ospedale civile di Agropoli passiamo alla regione Campania, dove il presidente Vincenzo De Luca ha precisato: di Covid si muore. Di Covid si continua a morire. Oggi abbiamo una situazione piuttosto tranquilla, ma dobbiamo sapere che il problema non è risolto. Dobbiamo avere comportamenti responsabili. Portare la mascherina è un piccolo sacrificio, ma ormai abbiamo aperto l'Italia e dalle regioni possono arrivare persone dove sono attivi ancora focolai, anche da altri paesi del mondo, a volte asintomatici, che non hanno sintomi ed è difficile individuarli. Serve un atteggiamento di prudenza. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, serve prudenza e soprattutto i giovani devono sapere che di coronavirus si muore, ha detto De Luca, e che non è pensabile, soprattutto nei luoghi del divertimento, che non si rispettino le distanze e che si possa bere dallo stesso bicchiere. Si divertano pure, ha detto il governatore, ma tutelino la salute propria e quella dei genitori e dei nonni. Ma io credo che lo Stato italiano debba essere più consapevole di quanto non sia stato nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo mese, dei pericoli che si moltiplicano quando apriamo l'Italia a tutti gli altri paesi del mondo. Manca all'elenco dei paesi dai quali deve essere vietato l'ingresso, mancano gli Stati Uniti d'America, mancano altri paesi dell'America Latina dove abbiamo un livello di contagio che è ancora pericolosissimo. A noi è capitato di avere un contagiato che era venuto direttamente con l'aereo da New York a Fiumicino. Fiumicino ha preso il treno nell'alta velocità, poi un pullman per arrivare nel comune di residenza. Abbiamo dovuto ricostruire tutta la catena di contagio, individuare come al solito la cabina ferroviaria dell'alta velocità, avvertire le ferrovie, contattare i viaggiatori del pullman e così via. Diventa un calvario. Allora dobbiamo essere estremamente attenti. Dobbiamo sapere che un contagio che arriva dall'esterno rischia di determinare decine di altri contagi. Intanto cerchiamo di evitare i contagi nostri, al di là di quelli che possono venire dall'estero. Il governo frattanto potrebbe anticipare la proroga al 31 luglio, ci potrebbe essere uno stop anche per le discoteche. Dobbiamo essere reali, lei più volte fa appello ad usare la mascherina, ma nei luoghi di aggregazione i giovani si realizzano spesso di sera assembramenti.
I giovani devono sapere che si muore di coronavirus. Noi questo dato lo stiamo sottovalutando, pensiamo che sia una stupidaggine. Cominciamo ad avere non solo contagi nella fascia giovanile, dai 15 anni in su, ma cominciamo ad avere problemi sanitari gravi, non piccole questioni sanitarie, ma gente che va in terapia intensiva. Mi dicono che ci sono alcune fasce giovanili che ormai continuano, come nelle vecchie abitudini della movida, a scambiarsi perfino i bicchieri quando si beve la birra o si beve un alcolico. Questi sono comportamenti idioti, oltre che masochistici. Si muore di coronavirus. Quindi dobbiamo fare attenzione, evitare di perdere la testa. Dobbiamo divertirci, i giovani devono andare incontro anche a questa estate con grande serenità, con grande allegria, incontrandosi, divertendosi, ma tutelando la propria salute, cioè la propria vita. Questo lo dico anche e soprattutto a chi ha magari in famiglia una persona anziana, un nonno, una nonna, e a chi ha bambini. Quindi davvero è il tempo di essere estremamente prudenti, responsabili, e se sarà così vedrete che usciremo fuori da questa stagione davvero drammatica per il nostro paese. Allora, quando c'è un positivo, l'ASL prende in carico il positivo, comincia a fare la ricostruzione dei contatti sui luoghi di lavoro, sulla famiglia, e quindi il problema viene assolutamente contenuto, governato senza particolari problemi. L'importante, lo ripeto per la centesima volta, è portare la mascherina. Se portiamo la mascherina quando andiamo in una farmacia, in un supermercato, o quando, come sul Carmine, proprio di fronte al distributore di benzina, stiamo seduti sulla lunga panchina che ho fatto realizzare 15 anni fa. Quindi si sta bene, tranquilli, con tutti gli anziani, però si sta seduti uno a fianco all'altro. In quel caso bisogna indossare la mascherina, perché quelle sono le situazioni di pericolo. Quando si parla in maniera ravvicinata, a 50 cm di distanza, e possono arrivare le goccioline di saliva anche in bocca al tuo interlocutore. Allora, nessun allarme particolare, la situazione è assolutamente sotto controllo a Salerno, in provincia, in Campania, cioè sui quasi 6 milioni di abitanti. Anche ieri non abbiamo avuto quasi nessun contagio. Dunque, se stiamo attenti, non c'è nessun problema e andiamo avanti con grande tranquillità. E rimaniamo sempre ad Agropoli, blitz contro l'ombrellone selvaggio. Sequestrati diversi ombrelloni e oggetti da mare questa mattina all'alba dai vigili urbani e dagli operai della Sarim. Sono stati prelevati e sequestrati circa 50 ombrelloni, sedie ed altro che erano stati lasciati sugli arenili cittadini di libera fruizione, oltre il tramonto per prenotare il posto al sole. I controlli, fanno sapere da Palazzo di Città, proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le spiagge di Agropoli. Ancora su Agropoli, adesso vediamo un servizio. Le attività balneari sono state disciplinate. Per chi non rispetta le regole sono previste multe fino a 500 euro. Con un'ordinanza sindacale di ieri, 13 luglio, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, disciplina le attività balneari nel comune ed emana delle prescrizioni anti-Covid da seguire nell'utilizzo delle spiagge comunali. Le misure preventive in salvaguardia della salute pubblica saranno varie. Divieto di accesso alle spiagge con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, divieto assoluto di fumo, obbligo di utilizzo di idonei contenitori per deporre gli oggetti utilizzati in spiaggia, divieto di posizionare i propri oggetti in aria diversa da quella scelta, l'obbligo di mantenimento della densità media al di sotto di 5 persone per 10 metri quadri, divieto di distanziamento lungo la battigia, distanza interpersonale di almeno un metro con persone non appartenenti al nucleo familiare, la sorveglianza sui bambini da parte dei genitori, vietate le pratiche ludico-sportive che causano assembramento, l'obbligo di recupero dei propri rifiuti, il mantenimento della distanza tra i teli da mare da un metro e mezzo ai 3,2 metri tra gli ombrelloni, oltre l'obbligo di mascherina in tutte le occasioni a contatto con gli estranei. In caso di violazione delle prescrizioni verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 75 a 500 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta pari a 150 euro. Sarà compito dunque del Comando di Polizia Municipale il vigilare sull'esecuzione dell'ordinanza. Bene, ci fermiamo per la prima parte della pubblicità su Cilento Channel. Arrivederci a tra pochissimo.
Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattini, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Riprendiamo il nostro telegiornale. Adesso una notizia riguardante il Covid e le limitazioni fra gli stati, l'ingresso in Italia senza giustificarne il motivo del viaggio e senza obbligo di quarantena è consentito da e per gli stati membri dell'Unione Europea, da e per gli stati che fanno parte dell'accordo di Schengen, ovvero quasi tutti gli stati dell'Unione Europea, con l'aggiunta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Da e per il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Ad Agropoli a breve al via un progetto per i percettori di reddito di cittadinanza che saranno impegnati in progetti di pubblica utilità predisposti dal Comune di Agropoli. Da alcune settimane si sta provvedendo a portare avanti l'iter per mettere all'opera i tanti giovani e meno giovani che percepiscono il sostegno economico e vogliono rendersi utili per la comunità. A tal proposito, l'ente comunale ha stilato un progetto ad hoc per loro, incentrato sui settori della cultura e del turismo. L'ufficio servizi sociali del comune ha richiesto ed ottenuto all'INPS la lista dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza facenti parte della circoscrizione dell'ufficio di collocamento di Agropoli. Tra questi è stata fatta una prima indagine conoscitiva con la convocazione dei primi 100 soggetti. Va chiarito che ci sono alcune categorie di percettori per le quali è previsto l'esclusione dall'obbligo di partecipazione ai lavori di pubblica utilità. Saranno presto al lavoro i primi 30 giovani con mansioni legate a cultura e turismo, vedi InfoPoint ed altre attività. Ne seguiranno ancora diversi per tipologia, un modo per favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro, ha detto il sindaco di Agropoli. E invece adesso ci spostiamo a Capaccio Pestum, 90 milioni di euro per la pista ciclabile. La pista ciclabile intercomunale dei Templi, candidata al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 480 milioni è la somma destinata alle regioni del Mezzogiorno nell'ambito della promozione dei sistemi di trasporto sostenibile.
Il comune di Capaccio Pestum, guidato da Franco Alfieri, è capofila del protocollo di intesa firmato tra la provincia di Salerno e i comuni della Costa Campana, quindi Salerno, Pontecagnano, Faiano, Bellizzi, Eboli, Battipaglia, Capaccio Pestum, Agropoli e Castellabate, candiderà il progetto della pista ciclabile intercomunale. Candiderà appunto questo progetto sull'asse C del bando riguardante l'accessibilità turistica, per il quale sono stati disposti 90 milioni di euro. Tutti gli enti partecipanti all'intesa hanno demandato, Franco Alfieri, all'attivazione di tutti gli adempimenti necessari alla candidatura della pista ciclabile al bando del MIT. Per la sua realizzazione sarà necessaria una somma non indifferente, oltre 21 milioni di euro, ma il progetto è importante, è valido e che soprattutto può ridare grande valore al litorale Salerno Sud. Ancora Agropoli, dal 15 luglio al via le mostre del Castello Angioino Aragonese, riprendono a partire appunto da mercoledì 15 luglio e si prolungheranno fino a settembre le mostre artistiche presso il Castello di Agropoli. Il cartellone, nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti all'emergenza Covid-19, è stato predisposto dal consigliere con delega a Cultura e Beni Culturali Francesco Crispino e condiviso dal sindaco Adamo Coppola. Tre le location: la Sala dei Francesi, le sale nuove e il camminamento. Presso la Sala dei Francesi si parte da domenica 15 luglio fino al 31 luglio con la mostra Incontri di Flavia Alexandra Grattacaso. Dal 2 al 15 agosto sarà la volta di Colorite Miserie e Metafisica di Giuseppe Acone. Nella seconda parte del mese di agosto, dal 16 al 31, spazio all'artista Giovanni Raineri con My Watercolor World. A seguire esporrà per tutto il mese di settembre Silvano Palmisano per la sua mostra dal titolo L'arte di una penna a biro. Nelle sale nuove invece si parte il 2 agosto con durata fino al 16 agosto, sarà presente la mostra fotografica di Mario Voria, Pollicino Sognatore, dal 1 al 30 settembre. Pasquale Capano, Photo Art Community, presenterà la mostra La magia del foro stenopeico. Le mostre saranno visibili tutti i giorni durante gli orari di apertura del castello, ovvero il mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 17 alle 21. Ci fermiamo dunque ancora una volta, ritorneremo tra qualche secondo, giusto dopo la pubblicità. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno.
Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, ripartiamo con un servizio dai corrispondenti di Salerno e quindi andiamo subito a vedere come i medici di base hanno vissuto la pandemia. Come i medici hanno vissuto da protagonisti la pandemia provocata dal Covid, con uno sguardo sulle prospettive future, sulla medicina del territorio, sull'assistenza domiciliare e sui cambiamenti determinati dal coronavirus. È la sintesi dei contenuti dell'ultimo numero della rivista Salerno Medica dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno, interamente dedicata all'esperienza Covid-19 a Salerno, vista dai medici, nell'ASL e in tutti gli ospedali. Dai primi giorni di allarme alle fasi successive in città, nella provincia, nord e sud, i medici di Salerno raccontano l'esperienza vissuta dai cittadini, soprattutto i bambini e gli anziani, dinanzi al televisore, fuori dalle scuole e nelle case di riposo, e dagli stessi medici in trincea. La rivista, che si avvale della prestigiosa direzione del giornale del dottor Bruno Ravela, è stata presentata questa mattina nella sala convegni dell'Ordine in via Santi Martiri, alla presenza del presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo, del direttore responsabile Domenico Della Porta e di alcuni medici. Dunque lei ha centrato il problema. Questo numero di Salerno Medica ha dedicato ampi spazi a quello che si è avvenuto durante l'epidemia. Ha individuato alcuni aspetti particolari, in modo drammatico quello che ha riguardato il servizio di anestesia e rianimazione. Stiamo parlando di un problema non provinciale, un problema nazionale. Il quesito che si è posto in modo drammatico è stato questo: nel periodo più acuto della pandemia, se io nella rianimazione ho 10 posti letto e i malati che devono essere assistiti sono 20, io come faccio a selezionare quali debbono farlo e quali no? È un momento drammatico. L'età non è un criterio, perché sarebbe una selezione inaccettabile. D'altra parte il dato è quello, non c'è la possibilità di assistere tutti. Criterio clinico o meno, non si è risolto il problema. Noi lo dibattiamo, sono stato visto facendo delle proposte, ma la proposta unica è quella di aumentare i posti di rianimazione. Poi solleviamo un secondo problema importante, che in provincia di Salerno non si è verificato, ma in Italia le residenze sanitarie assistite sono state teatro di tragedie inimmaginabili, decine di migliaia di morti, cominciando dalla Lombardia, per cui vi sono addirittura delle inchieste della magistratura. Noi riteniamo che si debba dare la prevalenza alle cure domiciliari, perché sono più efficaci e più economiche. Non è concepibile che le residenze sanitarie, con tutto il rispetto, molte volte diventano soltanto uno strumento speculativo nel senso di guadagno, il che non è consentito, soprattutto nella sanità. Poi c'è un aspetto importante che riguarda il futuro. Come affronteremo noi, nell'ipotesi che nessuno può escludere, anche se non si può neppure prevedere, una ripresa della pandemia? Ecco, questa esperienza drammatica ci ha documentato un'esigenza. Bisogna creare una struttura territoriale valida, perché il medico di famiglia da solo, senza le armi, a mani nude, non può fronteggiare questa pandemia. E allora lo scopo è di creare un team in cui il medico di famiglia, lo specialista e poi l'ospedaliero siano tra loro collegati.
E chiudiamo con una notizia dell'US Agropoli 1921 che comunica mercoledì 15 luglio alle ore 20 presso l'aula consiliare del Comune di Agropoli, Alfonso De Filippo, ci sarà una conferenza stampa avente ad oggetto quanto è stato fatto finora dall'attuale compagine societaria traghettatrice di Ultras Agropolesi a difesa della matricola 860 uniti verso il centenario. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, quindi auguri all'US Agropoli 1921. Ricordo anche che domani la conferenza stampa sarà ripresa dalle nostre telecamere e sarà mandata in onda in diretta sia sul canale digitale terrestre, su Smart TV e sulla pagina Facebook. Ricordo ancora che questa sera alle ore 18 il Consiglio Comunale di Agropoli previsto sarà ripreso sempre in diretta dalle nostre telecamere, quindi visibile sul digitale terrestre 636, Cilento Channel, Smart TV www.cilentochannel.com e naturalmente pagina Facebook. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci preferito, l'appuntamento è rinnovato a una prossima edizione del TG di Cilento Channel. Arrivederci.